Salve a tutti e bentornati sul canale. La nostra cara Viola Corelli mi ha scritto se potevo parlare ancora delle mie vite passate e, come sapete, ho detto fin dall'ultimo video che ne avrei parlato. Ho anche intenzione di fare dei vlog dove vi racconto alcuni dei miei sogni più strani. Tanto, appunto, per passare un po' di tempo assieme e chi vuole magari provare anche ad interpretarli, non mi faccio problemi. Però mi ha fatto una richiesta assai specifica, ovvero mi ha chiesto di parlare dei miei figli nelle mie altre vite. Ora, io non me ne faccio problemi più di tanto a parlarne. Il punto è che li ricordo e ricordo anche come alcuni di loro sono morti. Alcuni di loro non ci sono più, si sono uniti proprio al resto, hanno scelto di non reincarnarsi più. E ogni tanto, soprattutto quando ero bambina che mi ricordavo di loro, ammetto di averne sentito la mancanza. Ora, in un certo senso, diciamo che riesco a parlarne più tranquillamente, perché comunque ho avuto le mie esperienze e ho capito che, come dico anche a voi, la morte alla fin fine è relativa. So di averli avuti, ognuno poi per la sua strada, per la sua vita e basta, tutto qui. Però ce ne sono stati alcuni molto particolari di cui conservo un caro ricordo, anche se ovviamente questa è un'altra vita e in questa vita se avrò dei figli è come se saranno, e per il mio corpo, soprattutto per questo corpo, saranno i primi figli. Ma attualmente non ho figli, la memoria degli altri che ho avuto nelle altre vite ce l'ho, quindi non vedo cosa ci sia di male eventualmente nel parlarne. Qualche cosa di particolare riguardo ai miei figli ne dirò solo alcune. Mi ricordo ad esempio la prima volta in assoluto nella mia prima vita in cui ho avuto dei figli fu un parto di quattro gemelli. Massacrante, soprattutto perché all'epoca il rischio di morte sia infantile sia per la madre che partoriva era elevato. Non c'era più di tanto antidolorifico, quindi è stato brutto, pesante. Però sono nate queste quattro scimmiettine. No, non facciamo confusione, non parlo ovviamente di umidi, prima che poi si pensa a questo, no. Però avevano proprio la faccia con il musetto così quando sono nati e quindi li ho subito chiamate le mie quattro scimmiettine. Sono stati un maschio e tre femmine. Povero maschietto. Ed erano veramente molto, molto particolari, molto simpatici, tutti e quattro assieme. Me ne hanno fatte vedere di tutti i colori, però avevano anche una certa capacità nel saper ammettere quando avevano sbagliato, saper chiedere scusa, il che per me è una cosa fondamentale. E erano praticamente tutti e quattro biondi, meno uno che era più sul rossiccio, un biondo ramato, per intenderci. E avevano gli occhi chiari, sì, ma non verdi, non azzurri, perché comunque l'azzurro arrivò molto dopo nell'evoluzione rispetto a quando sto parlando, perché non credete che l'azzurro esista da chissà quanti secoli, come colore di occhi intendo, eh. Però erano appunto
dolcissimi, bellissimi, con la pelle un po' scura, insomma, non sono, non erano mozzarella come la mamma attualmente. E fu bello perché fu la mia prima reale volta che ho avuto dei figli e attraverso loro ho anche potuto capire quanto cercare di dare un'educazione e soprattutto amore, affetto e responsabilità verso quattro creaturine può diventare a volte veramente difficile, altre volte parecchio doloroso, e il resto è una gioia. Le malattie e il vomito un po' meno, però ok, una che fa, non ci sta, sono i suoi figli, per carità, insomma. Un altro figlio per me molto particolare, che si chiamava Morian. L'ho avuto in una situazione in cui non ero pienamente cosciente, diciamo che ci avevo dato un po' giù di alcolici a quella vita. Ora si può dire che sono stemia, non bevo quasi mai e quel poco che bevo è irrisorio completamente. Però, ok, e no, non dipende da questo. Comunque, una volta che sono rimasta incinta, ho deciso comunque di tenermelo e era di un nero corvino, di quei capelli fin dalla nascita, che mi veniva proprio di mangiarlo. Occhi altrettanto di un marrone proprio scuro, che è quasi nero, anche se col tempo erano andati un più a schiarirsi, però restavano comunque scuro, insomma, era scuro. Pelle chiara, però non mozzarella. Pelle chiara, normale, non bianco mozzarella, normale. E lui fu particolarmente difficile come figlio, ma anche tante altre soddisfazioni, ovviamente, perché era uno di quei classici bambini silenziosi che si tiene tutto dentro, che guarda tutti come se leggesse dentro la tua anima, capendo quali sono le situazioni, ma non spiccicando mai una parola. Mercoledì Adams. Solo che non con quella parte di sadismo, nonostante a volte aveva picchi di rabbia. E in quei casi, in quei momenti, non era di certo un bello spettacolo perché diventava sul serio aggressivo. Ma nella maggior parte dei casi, diciamo che era tranquillo e la sua aggressività si scatenava principalmente se vedeva dei soprusi che non poteva sopportare. Non era quindi un santo, ma diciamo che quantomeno se doveva essere aggressivo lo diventava per le cose giuste. Certo è che per la maggior parte del tempo sembrava di stare con un cadavere, non si sentiva, non parlava mai, non perché non sapesse parlare, perché preferiva osservare. E per quanto possa piacermi in una persona, ad esempio, questo aspetto, questo carattere, a volte sa essere e sapeva essere davvero inquietante. Ma capiva tutto. Quando una volta, ad esempio, mi ricordo, mi vide soffrire, poteva avere sì e no 8 annetti, venne da me, mi abbracciò, neanche una parola, mi tenne abbracciata a sé. Non riusciva a mollarmi, chiedo scusa. Perché quell'abbraccio significava tutto. Significava, mamma, io ci sono, non essere triste. E un bambino di 8 anni che viene a fare una parte di questa a una mamma, per quanto da un lato può fargli piacere ed essere orgogliosa del proprio figlio, allo stesso tempo significa aver fallito,
è il figlio che viene a proteggerti quando dovrebbe essere il contrario. E nessuno di quelli che vi ho raccontato finora si è più reincarnato, però ognuno con le sue scelte. Io sono sempre stata per l'autonomia di scelta e l'indipendenza, quindi ok. Invece poi in una vita molto più recente in Francia, questo l'avevo anticipato, ho avuto ben 6 figli, non tutti assieme, ovviamente. Proprio. E uno morì piccolino a causa della peste, pazienza, c'è quella malattia in giro. Gli altri invece che sono sopravvissuti hanno avuto le loro famiglie, hanno avuto le loro storie. E il problema è che il padre era un po' violento e quindi in casa spesso si arrivava a vedere combattimenti tra figli e padre e io a dover arbitrare fino a quando poi il padre se ne andò e loro, ormai comunque grandi, fecero la loro strada tranquillamente. Di questi figli solo una si è reincarnata e l'ho reincontrata in questa vita. Che se continua a seguire il mio canale, se ancora si ricorda di me, la saluto tanto, così come saluto il suo bambino. Perché sì, l'ho avuto modo di parlarle, di starle vicino, le ho parlato anche al telefono, abita qui in Italia, quindi proprio. Ci siamo entrambe ricordate dal primo momento in cui abbiamo iniziato a sentirci che c'era un legame stretto fra noi, fino al punto di aver ricordato di essere mamma. E lei la figlia. E quindi abbiamo continuato a sentirci fino a quando appunto è rimasta incinta e anche allora ci siamo sentiti altre volte e poi è da allora che sono 2 annetti e mezzo che non la sento, però è felice, è tranquilla e ha anche il bambino che è veramente un amore. Quindi più di questo. Ora mi trovo in una situazione che non so effettivamente cosa potervi raccontare, perché l'amore di mamma è l'amore di mamma e non ha importanza se era di un'altra vita, se il figlio ormai non c'è più, se è cambiata la cosa. Quando uno ha cuore di mamma, continua ad averlo, pur non avendo magari figli. E spesso e volentieri questa cosa si vede anche quando le classiche gattare, magari non riescono ad accudirsi il bambino, ma hanno migliaia di gatti che a cui danno quell'amore e quel sentimento. Però, ok, sono gatti, è un po' diverso rispetto a un bambino, anche se dipende dal punto di vista verso la quale si vuole guardare, perché per me non c'è assolutamente differenza. Se non il tempo di crescita molto più lungo di un bambino rispetto a quello di un cagnolino che già in 2 mesi, da che era una pulce tanta, adesso è così. Quindi, io a parlare quindi di altro senza magari un input preciso, non saprei proprio come continuare, però. Viola, spero che apprezzerai almeno questo piccolo sforzo nel averci provato a parlare e spero anche che a voi possa, voi altri possa esservi interessato sentire questo dialogo, o meglio, monologo, perché attualmente sono davanti alla telecamera, ma proprio perché poi finirà su YouTube, un dialogo aperto a tutti e anche ai vostri commenti, ai vostri like e naturalmente alle vostre condivisioni se vi può far piacere. E io, come sempre, anche in questo video, vi auguro un buon percorso.